Finisce tra la delusione generale il breve incontro al Ministero per la vertenza IA. Dall'incontro non solo non è emersa alcuna certezza, ma tutte le parti hanno confermato che la protesta non si ferma e in Valle Ufita come a Bologna si resta in allerta. Giuseppe Zaolino lancia l'allarme, forse anche più forte di prima. Abbiamo bisogno di capire qual è il piano industriale per far lavorare 370 persone in Irpinia e 140 a Bologna. Attualmente il gruppo dirigente di questa società non riesce a far produrre e quindi a generare un minimo di ricchezza, ma sta generando da mesi e da qualche anno solo debiti, perché 176 milioni di debiti sono una montagna che può portare al collasso di questa società. Amareggiato anche il segretario della FIM CISL Irpignasannio, che parla di incontro sostanzialmente inutile. Torniamo con un pugno di mosche, dice, e conferma: la mobilitazione non si ferma. La vertenza sembra essere stata declassata ad un incontro molto formale e poco pragmatico, perché erano assenti i livelli apicali dei riferimenti ministeriali. La mobilitazione resta attiva fino a quando riceveremo una convocazione al Ministero che sia precedente e non successiva, quindi quando non si siano già concluse le trattative. Non la pensa diversamente il segretario della FIOM CGL, che si aspettava di poter parlare con il governo. La trattativa in corso che sta avendo il gruppo Leonardo con Seri è stata stigmatizzata da parte di tutti i presenti. Chiediamo trasparenza nella gestione della trattativa per la cessione delle quote. L'industria Italian Autobus è un'azienda che produce beni collettivi, deve essere messa in condizione di poter produrre.